Il nuovo anno inizia con un doppio sponsor sulle maglie del Como, sperando che possa iniziare anche dal punto di vista sportivo, ovviamente con risultati importanti. ACSM Agam, marchio storico della realtà comasca, assieme al Foxtown. Con noi c'è Umberto D'Alessandro, che è il vicepresidente di ACSM. Buongiorno, innanzitutto. Buongiorno a lei, telespettatori. E allora, la scelta di legare il nome tradizionale appunto di ACSM, storicamente legato al territorio comasco, al calcio Como, per quale motivo, Umberto? Sono due motivi fondamentali. Uno, perché la nostra è un'azienda territoriale, vive del rapporto con il territorio e con i cittadini del territorio. E Calcio Como storicamente è in assonanza completa con il territorio e con i cittadini di Como. Quindi eravamo in piena armonia nell'intendere questo nostro intervento a favore del Como, che in questi ultimi tempi aveva necessità anche di essere, diciamo così, aiutato in quest'opera di rilancio della squadra, perché da una Serie A con grandi fasti non si poteva immaginare che Como svanisse nel nulla. Come sono svanite, ahimè, tante cose nel nulla in questa città, e noi ci siamo preoccupati anche di questo. Abbiamo detto che il calcio Como non può andare in deriva come tante cose sono successe in questi ultimi anni. Beh, insomma, finalmente c'è anche uno sponsor comasco che i dirigenti stavano cercando, perché altrimenti sponsor ticinese va bene, ma insomma era anche un orgoglio, no? No, Insomma, no, l'Ariano. ma come no, immaginiamo che io credo che oggi anche tutti i nostri clienti, tra virgolette, perché noi più che clienti li indichiamo come uno di noi, ognuno che fa un contratto con noi è uno di noi, per cui c'è questa grande famiglia che non poteva escludere il Como, che altrettanto è la grande famiglia del Comasco. Io credo che sia stato giusto, sia stato corretto il nostro intervento, e che quindi speriamo anche sia fuoriere di risultati buoni, che possa riavvicinare anche la gente, i giovani, le famiglie a questo sport così popolare che negli ultimi anni è stato un po' oscurato, perché bisogna anche dire che i risultati poi portano a massimizzare le presenze all'interno di questo circuito mediatico. Avete un contratto annuale con il Como? Contratto Un annuale contratto annuale. sì, ma io lo dico con molta chiarezza, come l'ho già detto, è una sensibilità che non vorremmo abbandonare, perché il Como, ripeto, non è uno spot che abbiamo fatto, ma è un allacciare il rapporto con un soggetto che pari a noi vive di territorio. Ecco, allora prima di chiudere questa nostra chiacchierata, ormai alla vigilia del girone di ritorno, appunto come abbiamo detto, domenica si parte e domenica ci saranno le nuove maglie, quindi anche con il marchio ACSM Agam. Cosa vi aspettate dal punto di vista sportivo? Una ripresa, visto che insomma le ultime giornate del girone di andata non sono state molto positive, Presidente? Ma io da uomo di sport ho sempre seguito il Como, ovviamente, tutti i lunedì, e quindi ero contento quando vinceva, ero meno contento quando pareggiava, ancora meno contento quando perdeva. Devo dire che in questi ultimi tempi la sinusoide è stata, ahimè, molto alternata, ha dato dei buoni riscontri con dei cattivi riscontri. Noi speriamo che col 1º di gennaio, come è successo per la nostra azienda, che è cresciuta e sta crescendo e sta rafforzandosi ancora più sul territorio, accada anche per il Como, che inanelli una bella serie di risultati che lo porti almeno nella zona playoff, perché poi la zona playoff sono un po' una roulette russa, nel senso che una roulette russa, nel senso che una partita va bene, si vince il campionato di fatto con i playoff, quindi speriamo almeno in quell'approdo. Grazie, in bocca al lupo e allora buon campionato. Crepi lupo e buon campionato al Como e forza Comaschi.